Noi nei nostri motti, nell'amministrazione comunale, diciamo sempre Termini Imerese, città viva. Perché Termini Imerese dopo la crisi, ne parlavo con Caterina Chinnici, dopo la crisi, la batosta dell'abbandono da parte di Fiat, ha passato degli anni di difficoltà. Credo che il nostro futuro stia nella cultura. Cultura è moda, cultura è turismo, cultura è politiche sociali, cultura è economia. Quindi noi riteniamo che questo tipo di attività, queste iniziative non possono che essere sostenute dall'amministrazione comunale, verranno sostenute, va a capitare poi nel weekend che precede il carnevale di Termini Imerese, il più antico di Sicilia, quindi io sono certo che questi siano segnali positivi per poter guardare con maggiore serenità al futuro della nostra città. E questa è un'iniziativa bellissima, intanto perché promuove la bellezza. Perché un atelier come questo, abiti come quelli che saranno proposti, significa promuovere la bellezza in un territorio qual è la Sicilia, che di bellezza ne ha tanta. Significa anche realizzare un sogno, Giampaolo lo ha voluto fortemente, ci ha creduto nel suo sogno e lo ha realizzato, quindi è un modello per quanti hanno voglia di avviare delle attività in proprio su questa terra. E si può fare, e Giampaolo l'ha dimostrato, si può fare, si può creare una nuova attività che porterà lavoro, che porterà interesse, che porterà sicuramente ulteriore benessere in un territorio come il nostro che ha bisogno di questa voglia di spendersi attraverso anche delle attività imprenditoriali. Anche la settimana scorsa ero qui, ho fatto un mini tour tra Enna, Caltanissetta, San Vito Lo Capo, che è anche meraviglioso anche d'inverno. È bella in tutte le stagioni la Sicilia. Qui abbiamo un esempio di grandissimo stile per me, Anton Giulio Grande, io sono nata con lui, nel senso gli ho fatto le prime sfilate eccetera, e lui rappresenta proprio lo stilista che adoro in assoluto. Calabrese, quindi qua vicino. Ed è andato fino in Inghilterra, fino in America, ormai è diventato internazionale e grazie a lui anche io mi sto avviando un po' nel mondo della moda. In che veste? Come stilista, sto creando una linea di tute, questa è una delle mie tute per esempio e lui è un po' il mio maestro, me le supervisiona, mi dà i consigli perché mi affaccio così a questo mondo del fashion. Sotto la sua guida. Della moda oggi è molto cambiata, però bisogna stare al passo con i tempi, sono cambiate le esigenze delle donne, sono cambiate le donne, sono fedele al mio stile da sempre. Qui ho un esempio di una bellezza importante statuaria italiana che è stata, io sono fedele sia al mio stile che alle mie testimonial, quindi con Natale ci conosciamo credo da 20 anni. Ma sono difficilissimi i suoi abiti, veramente. Quindi ho bisogno di donne belle ma anche interpretative, quindi di donne che non solo abbiano la fisicità ma che sappiano anche interpretarlo. Ho realizzato nell'ultimo periodo, grazie alla collaborazione di queste due fantastiche donne che non solo sono mie socie ma sono anche le due mie più grandi amiche, ed è Barbara, che è una fashion designer, e Silvia, che ha iniziato a Lion Fashion come assistente mia personale, è diventata la mia socia, e quindi grazie a loro ho realizzato questo mio grande sogno che dura da circa 20 anni e sono fiero e orgoglioso oggi di poter presentare gli abiti di Anton Giulio Grande, di Giovanni Canistrà, di Carmen, di Legarsi, di Barbara Lalio, di Giussi Cosimano, di Marta Romano e tanti tanti altri. Nel nostro atelier ci saranno le cose un po' più belle, un po' più particolari e lavoreremo molto su misura, quindi sulla sartoria, quindi da noi le spose o la cerimonia o... possono scegliere il capo che comunque è più adatto a loro, alle loro esigenze e alle loro caratteristiche.